giornalista, autrice, conduttrice televisiva e ora anche scrittrice con il suo romanzo d'esordio A te vicino così dolce si presenta in questo modo Serena Bortone agli incontri capitali di Pesaro 2024 davanti a una lusfera strapiena pronta ad approfondire e raccontare il suo romanzo A te vicino così dolce è una storia ispirata a un fatto che è avvenuto durante la mia adolescenza ovviamente è un romanzo per cui ci sono anche tanti spunti diversi di riflessione di... Ci sono colpi di scena, c'è una voce adulta che commenta quello che sta accadendo e c'è la vicenda di questo ragazzo Paolo eh, che entra nella vita di due amiche, Serena e Vittoria, amiche per la pelle, come accade eh, in adolescenza quando si cresce insieme e si vivono rapporti simbiotici con le persone che si hanno accanto. È un libro sull'amicizia, sull'amore e anche sugli anni Ottanta che vengono raccontati nel modo migliore che ho potuto fare. Spero che vi piaccia. È una storia sempre portato dentro di me, io ho sempre scritto nella mia vita perché attribuisco alla scrittura un valore terapeutico, cioè quando avevo particolari angosce, dubbi, insicurezze scrivevo così le oggettivizzavo, le analizzavo e si raffreddavano e questa però è una storia che davvero ha cambiato la mia vita, mi ha insegnato a non giudicare, a capire che la verità non esiste, esistono le sfumature, non ci sono vittime, non ci sono carnefici eh, ma eh, la cosa più necessaria è rapportarsi all'altro e cercare di comprenderlo, qualunque cosa abbia da dirti. Parole al miele, quelle spese da Serena Bortone per la città di Pesaro, non soltanto per l'importante riconoscimento ottenuto dalla città con la capitale italiana della cultura 2024, ma anche per Gioacchino Rossini, la sua musica ed il suo animo. Io adoro Pesaro, adoro Rossini, sono una melomane, amo la sottile spensieratezza rossiniana che ha sempre un po' di inquietudine. Rossini si sa dalle biografie, gli ho lette un paio, era un animo molto contemporaneo, anche un po' depresso. come siamo forse anche noi, cioè fasi di up and down rispetto alla vita che non è sempre tutta tranquilla e forse se fosse anche troppo tranquilla ci annoierebbe. Quindi viva Rossini, viva Pesaro e viva la scoperta di questo luogo meraviglioso anche per natura, architettura e cultura.